Poracci, il trailer finale di Tears of the Kingdom ha lasciato veramente il segno. In soli 3 minuti, Aonuma e Nintendo hanno completamente ribaltato la percezione che fino a questo momento avevamo del gioco e ci hanno ricordato il perché l'uscita di ogni The Legend of Zelda è sempre un evento. Oggi, in questo video ricchissimo, vorrei parlare con voi delle mie impressioni su questo sguardo finale a Tears of the Kingdom prima dell'uscita del gioco. Si tratta di impressioni a caldo, quindi non aspettatevi un'analisi dettagliata del trailer frame by frame, dove buttarsi in speculazioni su gameplay, trama e lore, ma più che altro vorrei riflettere sull'importanza di questo trailer, sulle aspettative di noi giocatori e sul potenziale di questo Tears of the Kingdom. Se non avete visto il trailer perché volete evitare quanti più spoiler possibili, questo video non fa per voi, anche perché l'unica grande lamentela rivolta a quest'ultimo filmato è indirizzata proprio al numero di informazioni contenute al suo interno. Per molti è stata mostrata troppa roba. Vi dirò, non sono d'accordo, ma andiamo con ordine. Oggi parleremo solo di quanto mostrato ufficialmente, quindi non mi riferirò né ai leak degli artbook né agli spot televisivi trafugati di recente, e per favore evitate anche voi di utilizzarli come spunto di riflessione nei commenti, perché come al solito vi leggo tutti quanti e non vedo l'ora di sapere un giorno dopo cosa vi ha lasciato questo trailer. Se siete nuovi, benvenuti, iscrivetevi e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti linksis, tutti da cliccare, anzi clinkare. Io ho detto tutto, iniziamo! Lo avete visto in live, ma ve lo ripeto con la massima sincerità. Io mi sono proprio emozionato col trailer di ieri e per quanto cercherò di mantenere una prospettiva critica e distaccata nei confronti di quanto mostrato, non mancheranno i momenti di fanboismo puro. Anzi, fanboismo poro. Il trailer per me è stato un concentrato di emozioni e più che il trailer finale lo definirei il trailer definitivo. Mi spiego. Questo trailer presenta una stratificazione narrativa impressionante, porta avanti contemporaneamente almeno 3 discorsi differenti e 4 diverse chiavi di lettura. Abbiamo innanzitutto un continuo paragone visivo e concettuale con Breath of the Wild, che in modo costante ci ricorda che le premesse sono le stesse, il mondo anche, ma Tears of the Kingdom non è un semplice DLC, ma qualcosa di molto di più. C'è poi un filo narrativo che attraversa tutto quello che è stato mostrato fino ad ora del nuovo gioco e che esplode in elementi inediti. Abbiamo ora una visuale d'insieme molto più ampia su Tears of the Kingdom e ormai riconosciamo al volo scene come la caduta di Zelda, il volo dal cielo di Link, l'attimo in cui si corrompe il braccio e le nuove meccaniche di manipolazione del tempo e di crafting. Tutti questi elementi, che sono stati accennati sin dal primo trailer del 2019, esplodono ora in un trailer che ne mostra l'incredibile potenziale e che accoglie un numero gigantesco di varianti e di implicazioni narrative. E questo apre al terzo elemento di questo trailer, cioè la capacità di stimolare la fantasia del giocatore bombardandolo con suggestioni, meccaniche mai viste prima, possibili ma non confermate soluzioni di gameplay e un'infinità di indizi narrativi. Se la serie di Zelda incarna il senso di avventura e la meraviglia dell'esplorazione, questo trailer riattiva proprio quella parte del cervello che vola con la fantasia ed apre a un'infinità di scenari possibili. In questo senso sono felicissimo che non sia stato proposto alcun tipo di overview trailer, una panoramica generale che spiega nel dettaglio setting e meccaniche di gameplay. No, qui ci si muove sempre in un clima di incertezza positiva che continua a sorprendere dopo ogni visione successiva. Pensate anche solo al titolo del gioco. Ci sono voluti 4 anni prima che venisse svelato il reale nome di questo seguito e ora, a un solo mese dalla pubblicazione, vediamo per la prima volta quella che potrebbe essere una delle lacrime del regno. Riguardando il trailer però ci rendiamo conto che di queste ne esistono diverse varianti colorate, ognuna in possesso di un personaggio diverso e a quel punto il fan di vecchia data non può non pensare alla storia della serie e quindi volare con la fantasia ai tempi di Ocarina of Time e dei suoi medaglioni dei saggi. E per questo motivo credo che possiamo definire il filmato appena pubblicato il trailer definitivo dello Zelda definitivo. L'ultima chiave di lettura è infatti quella storica, dove ogni immagine è un riferimento al passato della serie e c'è un continuo sovrapporsi di rimandi ai capitoli passati. A questo punto è chiaro come Tears of the Kingdom non sia semplicemente il seguito di Breath of the Wild, ma il tentativo di omaggiare e condensare un universo narrativo che nell'arco di oltre 35 anni, nonostante gli evidenti problemi di continuità, è ormai radicato nell'immaginario collettivo dei giocatori di tutte le età. E riguardando indietro, ora il remake in HD di Skyward
Skyward Sword assume tutto un altro significato e mi sorprende veramente tanto che Nintendo non abbia approfittato dei vari rimandi di Tears of the Kingdom per rinfrescarci la memoria anche con Wind Waker e Twilight Princess. E quando dico che questo trailer è definitivo lo intendo veramente, e riguardandolo più e più volte non posso che rimanere estasiato di fronte alla cura con cui è stata confezionata questa presentazione. Al di là della potente carica evocativa che l'estetica di Tears of the Kingdom si porta appresso, per me il vero protagonista di questo filmato è la musica, che insieme al montaggio fa sì che questi quattro piani di cui abbiamo parlato si sovrappongano in modo fluido e dinamico, senza mai creare intoppi nella progressione delle immagini. Analizziamo un attimo la prima parte del trailer. Vi ricordate come si apriva il trailer di presentazione di Breath of the Wild pubblicato nel gennaio 2017? C'erano delle panoramiche sulla natura selvaggia di una Hyrule ormai caduta in rovina, dove gli unici rumori erano quelli del paesaggio, a cui si aggiungeva un delicato pianoforte la cui musica cresceva piano piano in un arrangiamento orchestrale che accompagnava le traversate di Link. Il trailer finale di Tears of the Kingdom è una diretta risposta a tutto questo, proprio come abbiamo detto prima. Squarciate le nuvole volumetriche e il paesaggio nel cielo prende il posto della terraferma. C'è lo stesso silenzio di prima, eppure i colori tendenti ora al giallo sono accompagnati dal rumore del vento, una presenza costante interrotta solo dall'artificialità dei golem che nella loro autonomia ci ricordano la non naturalezza del paesaggio. Se Breath of the Wild era la scoperta di un orizzonte sconfinato, Tears of the Kingdom è la libertà del volo e la possibilità di attraversare in picchiata un cielo prima irraggiungibile. L'accompagnamento orchestrale, rispetto alla pace mostrata, incalza appena Link entra in scena in caduta libera e riprende l'inconfondibile tema della serie, ora accompagnato anche dalle voci corali, proprio nel momento in cui Link apre le braccia e compare il logo del titolo. Ma c'è uno stacco repentino, siamo di nuovo a terra, ovvero il regno di Breath of the Wild, e quindi di nuovo c'è l'iconico minimalismo del pianoforte che ci ha accompagnato nel 2017. Si torna a correre, scalare, ma questa volta qualcosa è diverso. Le città sono molto più popolose, ci sono tracce tangibili di costruzioni prima assenti, e anche l'iconico affacciarsi sull'altopiano delle origini, goffamente copiato da tutti i titoli che cercano di catturare quella magia dell'open world di Hyrule, qui viene replicato con un movimento simile ma che non si ferma sullo spettacolo di una natura incontaminata che richiede di essere esplorata e scoperta. No, all'orizzonte c'è un presagio di sventura. L'atmosfera improvvisamente si appesantisce, la palette cromatica abbandona tanto i colori caldi di Tears of the Kingdom quanto il vibrante verde di Breath of the Wild e lascia il posto a toni scuri, immagini opache. La musica si ferma, inizia quella melodia al contrario associata da subito al male incarnato in terra sin dal 2019 e lo scorrere del tempo sembra fermarsi per poi tornare indietro. Il castello spicca il lento volo verso il cielo di fronte all'incredulità degli abitanti di Hyrule che cedono il posto al rosso catastrofico che conosciamo troppo bene, eppure potrebbe non trattarsi di Ganondorf, anzi quasi sicuramente è una figura ancora più minacciosa. Il recluso per eccellenza. Da qui è un'esplosione di epicità pura, dalla caduta di Zelda, altro grande tema che ci accompagna dal primo trailer, fino alla perfetta introduzione sul beat di quella che sembra essere una nuova minacciosa antagonista. Non c'è veramente un attimo per respirare. E nel mezzo ci sono così tante di quelle cose emozionanti, come le battaglie corali, le nuove meccaniche di gameplay, che mi devo fermare, altrimenti andrei avanti per ore. Però qui c'è veramente tutto, e anche la seconda parte del trailer è altrettanto interessante nella sua contrapposizione tra suggestioni narrative e meccaniche di gameplay. Non so ancora se sono più felice del fatto che questo trailer ci mostra molto velocemente che c'è ancora tantissimo da scoprire sul gameplay, le cui novità non si fermano alle meccaniche introdotte nel precedente trailer, o se appunto abbiamo anche la fugace conferma che quanto dimostrato da Onuma è solo la punta dell'iceberg di un sistema malleabile e totalmente al servizio della creatività del giocatore. Sono sicuro che il sistema di crafting darà vita a delle situazioni inimmaginabili. Per me Tears of the Kingdom ha le carte in regola per superare Breath of the Wild, perché questo trailer mi dà la speranza che il comparto narrativo sia gestito in modo diverso. Mentre nel capitolo del 2017 la progressione narrativa era necessariamente relegata alla sfera del ricordo e gran parte dei rapporti e degli avvenimenti cruciali per lo sviluppo della trama si sviluppavano nella memoria di Link, che piano piano guariva dalla sua amnesia, sono curiosissimo di scoprire come la storia si muoverà in Tears of the Kingdom. Se Onuma e Soshi sono riusciti a trovare
trovare il perfetto bilanciamento tra progressione non lineare tipica degli open world e la narrativa circoscritta di un titolo story driven, io non posso che esultare di gioia, ma a onor del vero, anche il trailer di Breath of the Wild era un po' ingannevole in questo senso e faceva sperare in un ruolo molto più attivo e presente della progressione narrativa di quello che poi era in realtà. Qui, in Tears of the Kingdom, sembra esserci veramente tutto quello che mancava nel suo predecessore e speriamo che effettivamente questo cast ricchissimo di volti noti e non solo venga sfruttato a dovere e ci sia spazio non solo di esplorare un mondo sconfinato nella sua bellezza, ma anche di approfondire adeguatamente la storia e i suoi personaggi. Anche se non possiamo metterci la mano sul fuoco, è chiaro che questa presentazione sia stata strutturata in modo tale da scacciare via qualsiasi dubbio di eccessiva somiglianza con Breath of the Wild. Hanno aspettato fino all'ultimo, facendo anche un po' abboccare tutti quelli che frettolosamente si sono lamentati con la frase «è solo un DLC». Il gameplay di Aonuma è servito per gettare delle basi che ieri hanno dimostrato tutto il loro potenziale. Senza quella presentazione più canonica e meno emozionale, il trailer appena pubblicato non sarebbe mai potuto essere così coinvolgente e liberatorio. E fa proprio piacere vedere la sicurezza con cui Nintendo ha mostrato il suo gioco. Sono veramente felice di non sapere ancora nulla su questo titolo, eppure sento di essere già entrato nel suo mondo e non posso che fantasticare su quello che veramente avrà da offrire. E i trailer di ieri purtroppo uccide anche un po' il paragone con Majora's Mask, purtroppo per modo di dire, nel senso se il secondo titolo per Nintendo 64 nasceva come un Ocarina of Time 1.5 per poi diventare qualcosa di completamente diverso, qualcosa di estremamente circoscritto, sperimentale e quindi unico, Tears of the Kingdom sembra veramente il perfezionamento definitivo, l'espansione massima di quei concetti che tanto ci hanno affascinato con Breath of the Wild. Per forza di cose viene a mancare quella carica rivoluzionaria, ma questo non significa che Tears non potrà essere un'esperienza altrettanto coinvolgente. A questo punto per me, se veramente c'è un effettivo ritorno dei dungeon e la narrativa riuscirà a ricoprire un ruolo più importante nell'avventura, non so veramente cos'altro potrei chiedere. Anche il sistema di durabilità delle armi verrà sicuramente ricontestualizzato grazie alla meccanica del crafting, e quindi le problematiche di Breath of the Wild si riducono veramente a poche cose. Ma questo discorso lo tronco qui. Nelle prossime settimane dedicherò un video ai più grandi difetti di Breath of the Wild e al modo in cui Tears of the Kingdom potrebbe migliorarli. Certo, l'unica critica effettiva è che la direzione artistica salva un comparto tecnico ormai limitato. Vale lo stesso discorso che ho fatto ieri in live. Il colpo d'occhio rimane incredibile e il frame rate sembra sia stato aggiustato, nonostante gli elementi a schermo siano ora molto più numerosi, e sono poi l'ultimo che si lamenta di risoluzione, qualità delle texture e via dicendo. Però rimane sempre un po' l'amaro in bocca nel pensare a come un hardware più potente avrebbe potuto trasformare un'esperienza di gioco così ambiziosa, non solo nella resa grafica, ma anche nelle possibilità di gameplay. Chissà, magari Tears of the Kingdom verrà patchato per un'ipotetica Switch 2, ma il progetto rimarrà ancorato per sempre alle potenzialità di Switch. E chiudo con una piccola riflessione. Nel corso degli anni l'industria è maturata tantissimo e con essa anche noi come giocatori. Sono grato però di riuscire ancora ad emozionarmi di fronte a produzioni del genere come se fossi un ragazzino. Nel 2004 si impazziva quando Miyamoto squarciava il velo delle tre con la Master Sword durante il reveal di Twilight Princess. Oggi un gesto del genere verrebbe visto come l'apice del cringe. Eppure, nelle parole introduttive di Aonuma, anche questa volta io ci rivedo proprio tutto quell'entusiasmo contagioso che mi permette ancora di emozionarmi. Potrete dare libero sfogo alla vostra immaginazione mentre esplorate. Presto potrete avventurarvi di persona in questa Hyrule così diversa. Anche io non vedo l'ora di scoprire come esplorerete questo mondo. E non so voi poracci, ma io non vedo l'ora di giocare Tears of the Kingdom. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo trailer e grazie veramente a tutti quanti per essere stati così tanti in live e per continuare a supportare questo canale dando vita a una community dove mi ammazzo dalle risate e dove posso condividere questi momenti che non saprei come definire se non come realmente emozionanti. Grazie a tutti di cuore, ci vediamo il 12 maggio o magari anche prima. Fate i bravi, dormite Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Poro of the Kingdom, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Con questo super pezzo in autostrada! 130! Partigari Xenimals! Si vola!